subito il Milan in casa, dopo pochi giorni la Juventus in trasferta, il Lecce giocherà sempre tra le 19:30 e in notturna. Un commento sul nuovo calendario? Ma è più o meno era lo stesso di quando avevamo lasciato, quindi avevamo credo il Milan di lunedì e un anticipo al venerdì con la Juventus, quindi sotto questo inizio di campionato nuovo a noi è cambiato nulla. Sotto il resto sapevamo benissimo che se si fosse ripartiti si sarebbe giocato ogni 3 giorni, quindi questo vale un po' per noi come per tutte le altre squadre. Contro il Milan, mister, dovrà fare a meno sicuramente di Donati squalificato e dell'Orco infortunato. L'ipotesi difesa a 3 è in piedi o ha altre soluzioni? Ma sicuramente abbiamo dovuto cambiare, no, per questo mini campionato che è tipo un europeo o un mondiale, quindi molto concentrato, nel giro di 40 giorni si giocano 30 partite, quindi l'ipotesi a 3 o un centrocampo diverso sicuramente fa parte del percorso di queste 12 partite, perché dobbiamo essere bravi e pronti a cambiare sia dall'inizio e sia durante. A proposito di assenze, parliamo del prossimo avversario del Lecce, il Milan, che ha già perso 2 calciatori, tra cui Ibrahimovic, nella fase di preparazione. Non le chiedo di commentare ovviamente i problemi del Milan, le chiedo invece una considerazione sul rischio infortuni, che a questo punto si palesa. Il rischio infortuni è molto alto. Un atleta come un giocatore di Serie A che nel pieno della stagione si ferma per 70 giorni e poi riparte con uno sforzo incredibile, con partite concentrate e con una temperatura sicuramente elevata, il rischio è molto alto. Da parte degli staff sicuramente c'è un'attenzione, ci sarà sicuramente una programmazione, ma in questo caso mi sento di dire che la parte fortuna ha una percentuale molto alta. Ecco, allora le chiedo, quali saranno secondo lei gli svantaggi nel giocare ogni 3-4 giorni e i vantaggi se ce ne sono? Ma i svantaggi sono per chi ha rose ristrette, sicuramente la non possibilità di poter cambiare tanti giocatori tra una partita e l'altra sicuramente è uno svantaggio e questo è palese, quindi sicuramente c'è difficoltà in questo periodo, ma va divisa insieme alle altre squadre e siamo tutti sullo stesso livello e quindi cercheremo di far sì che non sia un grande handicap per noi. Quindi l'ipotesi 5 sostituzioni non la entusiasma? No, non mi entusiasma perché non mi entusiasma cambiare in corsa. Credo che sia un vantaggio ancora più grande per chi ha rose extra large e credo che sia giusto finire con le regole con cui si era iniziato. Parliamo del lavoro attuale, è iniziata la seconda settimana di allenamento per il gruppo, come stanno i ragazzi, come li ha trovati? Ma mediamente molto, molto bene, è un gruppo responsabile, professionale, professionisti, quindi sotto questo profilo non avevo dubbi, sanno che ci giochiamo tantissimo, sanno che ci giochiamo qualcosa di unico, la permanenza in Serie A e tutti quanti vogliamo mantenere questa categoria, sappiamo le difficoltà, lottiamo con altre squadre che vogliono il nostro obiettivo e noi dobbiamo cercare di colmare tutte le difficoltà e le differenze che ci sono con le altre squadre con le nostre armi che sono l'attenzione, la concentrazione e quella voglia che ci deve essere dentro di noi importante per un risultato veramente unico. Su cosa sarà fondamentale lavorare in questo periodo in cui ci sarà poco tempo per allenarsi tra una gara e l'altra? Su cosa punta mister Liverani? Ma io credo che l'allenamento vero, la possibilità di dare qualcosa alla squadra è fino all'inizio del campionato. Poi obiettivamente giocando ogni 3 giorni si allena poco, è più un gestire energie psicofisiche, mentali e recupero soprattutto tra una partita e l'altra, perché quando si gioca ogni 3 giorni dopo una partita c'è la giornata di scarico, il giorno dopo c'è già la rifinitura della partita, quindi una volta che si parte si allena poco, dobbiamo essere bravi ad allenarci fino alla partenza cercando di diventare più squadra possibile. Aspetto mentalità, abbiamo imparato a conoscerla anche come un grande motivatore oltre ad essere un tecnico dalle spiccate qualità. Ecco, allora le chiedo, ha già iniziato questo tipo di colloqui con i suoi giocatori nei break prima degli allenamenti?
Ma qualche flash ce lo facciamo, ce lo mandiamo e sicuramente sono un convinto che dalla testa parte tutto il resto. Quindi se la testa è in una condizione ottimale, se la testa è concentrata, sicuramente poi il corpo e le gambe vanno al modo giusto. Se mentalmente non saremo pronti o avremo delle difficoltà, allora sarà un problema. Da uomo di campo la preoccupa l'ipotesi algoritmo? Ma non ho approfondito, non credo che sia una cosa intelligente. Credo che trovare tutte cose alternative a quello che è il risultato del campo non faccia bene, e quindi per me non è una cosa a cui prendo in esame. Non è un compito mio, ma sicuramente se dovesse dipendere da me non è una cosa che mi piace.